in collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Madonna di Campiglio, Ponte di Legno Tonale, Val di Fiemme. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimanale con Sportdoor.tv, il canale televisivo tutto dedicato al mondo dello sport e al turismo, puntata questa tutta dedicata alla neve, montagna e sport invernali, 25esimo anno di messa in onda di questa trasmissione tutta dedicata al mondo della montagna e dell'outdoor. Sciate con noi! Un saluto a tutti gli amici di Sport Outdoor TV, seguiteci! Siamo al Passo del Tonale, una schiara che ha fatto la storia dello sci. Pensate che negli anni 70 fino a pochi anni fa si sciava tutto l'anno anche nel bellissimo ghiacciaio Presena. Ora il Presena si usa solamente nel periodo invernale, ma il Passo del Tonale con i suoi 100 km di pista, con la sua schiara che parte dall'Alta Val Camonica, Temù, poi Ponti di Legno, Tonale, Presena, arriva sino a Vermiglio, è veramente all'avanguardia. Abbiamo parlato nelle scorse settimane della nuova seggiovia Valena, una novità nel mondo della neve. Abbiamo parlato delle grandi novità, delle terme di Ponti di Legno che nasceranno a breve. Altra grande novità nel comune di Vermiglio, in Alta Val di Sole, è il nuovo Family Village. Ne parliamo con Davide Panizza, che è il presidente della Carosello Tonale, una delle società impiantistiche del comprensorio Ponti di Legno Tonale. Family Village, tanti bambini vengono a sciare, le piste del Tonale sono famose perché appunto sono adatte a tutti, chi inizia soprattutto a sciare. Ci sono anche tante piste nere, la pista Paradiso per me è una delle più belle, una delle più difficili delle Alpi, ma siete forti per chi inizia a sciare. E quindi a Vermiglio vi siete inventati questo Family Village, un villaggio per le famiglie, giusto Davide? Esatto, un villaggio per le famiglie, appunto per cercare di dare questo servizio ai nostri ospiti. Sostanzialmente è una struttura, un multicentrum dove all'interno ci sono tutte un'attività di sport, dalle arrampicate a tutto un servizio appunto di gestione dei bambini, in maniera tale che le persone, le famiglie che vengono a sciare nel nostro comprensorio abbiano questo servizio come di baby clubbing, quindi sostanzialmente lasciare i bambini a questi animatori e permettere appunto alle persone adulte di andare a fare i loro giri e dopo praticamente di riprendere i bimbi. Dov'è posizionato questo Family Village esattamente? La struttura è posizionata sulla parte destra della pista Valena, quindi in un ambito dove iniziano i principianti. Ci sono, oltre alla struttura, tutta una serie di tappeti, di magic carpet, dove iniziano i primi passi sulla neve, con dei gonfiabili appunto per cercare di centrare l'obiettivo di implementazione dei servizi per i bambini. In un momento difficile di guerre e non solo, sicuramente si prevede una grande stagione invernale, e le famiglie che prima andavano a fare un certo tipo di vacanza all'estero sicuramente quest'inverno saranno in montagna. Sì, allora le premesse ci sono, abbiamo buone prenotazioni per quanto riguarda il nostro comprensorio, la nostra località, quindi speriamo veramente di centrare una stagione che ci sia sugli obiettivi e un po' sui risultati della scorsa. Se abbiamo stimolato la curiosità di qualche amico telespettatore, maggiori informazioni sul vostro sito che è www.pontedilegnotonale.com. La Norvegia e l'Italia hanno molte similitudini, ambedue hanno un grande amore per il mare, ambedue le nazioni hanno un grande amore per la montagna. Il territorio italiano, il 50% è in montagna, 8.000 km di coste, più o meno come la Norvegia. E la Norvegia, quando viene a sciare in Italia, dove va? Va sulla bellissima Paganella. Infatti la Paganella è il ritiro ufficiale della nazionale norvegese, i vari Christoffersen, Bratten, Svindal, Kilde, primatori nella Coppa del Mondo di sci alpino, si allenano proprio nella Paganella, questa montagna al centro del Trentino. Ne parliamo con Ruggero Ghezzi, che è il direttore della schiara della Paganella. Insomma, la Norvegia viene da voi un accordo, un amore che va al di là degli accordi firmati, perché ormai i norvegesi, tanti norvegesi vengono nella vostra schiara grazie alla nazionale, ma soprattutto alla bellezza del vostro territorio, vengono a sciare nella Paganella. Ruggero. Sì, Floriano, la squadra norvegese di sci alpino è ormai dal 2011 che soggiorna in Paganella, che le piste della schiara servono per allenarsi per la Coppa del Mondo. Quindi c'è una grande collaborazione, un grande rapporto di amicizia
Questo è un prestigio, è un orgoglio anche per noi, dato che le piste sono di carattere tecnico alla portata appunto di campioni del mondo come lo sono gli atleti della squadra norvegese. È un'operazione di carattere sia di marketing, perché veicola il nome della Paganella, ma anche un'azione di coinvolgimento dei campioni come Braten, come Kilden, come Haugen, nel dialogare, incontrare i nostri sciatori lungo le piste della Paganella. Sono campioni sì durante la Coppa del Mondo, durante le gare di sci, ma sono anche campioni nei rapporti umani. Di umiltà e di essere a contatto con il pubblico, perché vengono a sciarsi nelle pause della tappa di Coppa del Mondo, vengono da voi a riposarsi e ad allenarsi per il prossimo impegno. Sì, è proprio così. Fanno delle pause di allenamento durante una gara e l'altra di Coppa del Mondo e quindi i nostri sciatori possono incontrare questi campioni sulla telecabina, in seggiovia oppure anche al rifugio. Quindi è un momento interessante per noi e anche per la squadra norvegese, sia sotto il profilo tecnico ma anche soprattutto sotto il profilo umano. Una idea che era nata, se non sbaglio, negli anni 2000 con il grande Bode Miller, l'atleta americano che negli anni 2000 ha dominato sulla scena della Coppa del Mondo di sci alpino e i mondiali, mi ricordo i Born nel 2005 e non solo. C'è un altro grande campione, come dicevi tu, Bode Miller, che frequenta anche non ha smesso di frequentare la Paganella. Ogni inverno nel mese di febbraio attiviamo un'iniziativa che è dedicata proprio a questo grande campione, una gara di sci dove chi vuole. E lui arriva dall'America, viene a trovarci, sta una settimana a soggiornare ad Andalo e poi a sciare in Paganella ovviamente. Quindi viene mantenuto un rapporto con Bode Miller, che poi ci diletta anche sulle piste che va al di là degli accordi scritti, degli accordi diciamo economici, quindi amicizia che rimane nel tempo, come i tanti clienti che vengono da voi che ritornano più che volentieri nella Paganella. Sì, ecco, rimane un rapporto di amicizia che dura nel tempo e che convalida e conferma la qualità dei servizi che prestiamo a 360 gradi e anche evidentemente della qualità delle piste che offriamo. In questo servizio parliamo di sci, ma sci dedicato ai bambini e alle famiglie. Siamo con Christian Gasperi, che è il direttore della schiarea Folgarida e Marileva. Questa bellissima schiarea è all'avanguardia per lo sci, per i bambini e per le famiglie. Ha vinto anche il premio dedicato a questo settore proprio nel mondo della neve. Una grande soddisfazione, Christian, essere premiati come località all'avanguardia per lo sci dei bambini, che sono tanti, sempre di più, che vanno a sciare, e per le famiglie. Perché avete vinto questo premio? Che cosa fate per le famiglie e per i bambini? Diciamo che abbiamo vinto questo premio da Ski Pass Panorama Turismo, primo posto Family Friendly. Per la verità è da alcuni anni che lo vinciamo. Per noi non è una competizione, è un po' una vocazione, perché il premio ovviamente non riguarda solo la società di impianti, ma tutta la destinazione turistica. Albergatori, maestri di sci, noleggiatori, quindi quando tutti insieme mettono a fattor comune dei servizi per i bambini, quando sono contenti i bambini, anche mamma e papà sono felici. Noi abbiamo voluto investire anche sulle piste, abbiamo realizzato dei family park in quota, dove ci sono tutta una serie di attrazioni per bambini, tubing, primi passi, ma soprattutto abbiamo un servizio di animazione sempre attivo che rende la vacanza emozionale per i bambini, e quindi questo è il nostro obiettivo, di rivolgere l'offerta ai piccoli sciatori di oggi che diventeranno i grandi sciatori di domani. Ecco, i family park sono a Malghettauto, sopra Folgarida, Marileva e Di Maro, e ad Aulasa alla partenza appunto. Poi avete anche un'altra, io lo dico sempre, un altro atto vincente: l'arrivo. Voi ad Aulasa si arriva col treno, uno se vuole può arrivare in treno sulla ferrovia del Brennero a Trento, poi prende la vostra diciamo ferrovia che vi porta ad Aulasa, scendi e sei direttamente sul campo da sci e arrivi su al Family Park ad Aulasa, e questo è un altro atto vincente della vostra valle. Questo mi permetto di dirlo, perché in effetti sono poche le località sciistiche dove puoi arrivare in treno. Sì, sia ad Aulasa che a Marileva si arriva con il treno, si scende. Ad Aulasa tra l'altro ci sono le cabine
Rasoterra, dove sono state studiate che chi scende dal treno, anche i disabili, possono accedere alle telecabine senza scalino per raggiungere la quota, perché la montagna è di tutti e deve essere a disposizione di tutti. War Winter Master Game, mettetevi bene in testa questa sigla, perché è l'evento clou della stagione invernale 2023-2024. Sono i giochi olimpici invernali riservati ai master a chi ha più di 30 anni e sino ai 90 anni, tante discipline distribuite fra la Valtellina, la Val Camonica e il Trentino. 11 giorni di gare, 11 di gennaio, 21 di gennaio. Parliamo di questi War Winter Master Game con Alessandro Mottinelli, che organizza e gestisce questa importante manifestazione. Iscrizioni già pervenute da tutto il mondo, tanti stranieri, tanti italiani, ma c'è posto ancora per tutti, perché veramente questi Master Games sono aperti a tutti, Alessandro. Assolutamente sì, una grande avventura partita alla fine del 2021. Nel 2022 abbiamo suggellato questi Master Games a Roma in un incontro con gli 8 sindaci dei paesi ospitanti presso il Ministero del Turismo, con il ministro allora Garavaglia. Da lì è iniziato il conto alla rovescia. Oggi il conto alla rovescia è agli sgoccioli, perché siamo ormai a due cifre. L'appuntamento è per l'11 di gennaio con la cerimonia di apertura a Sondrio e poi dal 12 iniziano le gare. Il 12 ci sarà la gara a Ponte di Legno, che devo dire mi sta più a cuore perché è lo sci alpinismo, quindi già venerdì si parte. La domenica ci sarà la prova in ghiacciaio, quindi la gara individual, e poi a seguire tutte le gare, sono 14 discipline. Si parte da Bormio in Alta Valtellina col figure skating, lo short track, a Chiesa Valmalenco abbiamo lo speed skating con lo snowboard. A Chiavenna, molto colorato, uno sport che sta avendo un successo di iscrizioni, è l'hockey, squadre che arrivano da tutto il mondo gasate perché per loro è un grande momento conviviale e sappiamo quanto l'hockey sappia festeggiare i propri momenti, sia agonistici sia post agonistici. A Chiavenna, interessantissimo per gli amatori, il curling, inserito con grande stupore, ma devo dire che sta veramente avendo un buon successo. Si passa poi alla Prica con lo Super G, quindi entriamo nel mondo della regina degli sport invernali, che è lo sci alpino. Super gigante alla Prica, a Ponte di Legno avremo il gigante e lo slalom speciale. Sconfiniamo poi in Alta Val di Sole, a Vermiglio avremo le prove nordiche, quindi lo sci da fondo, il biathlon, e a Pellizzano la grande sfida con il nuovo trampolino di 68 metri e quindi vedremo i novantenni saltare. Quanti atleti sono già iscritti, quanti atleti potete accogliere e che caratteristiche deve avere un master come giovane, come noi, come me, come te, che abbiamo passato i 60 anni, che vuole partecipare? Cos'è richiesto e come si fa ad iscriversi? Le iscrizioni ovviamente sul nostro sito www.lombardia2024, non abbiamo requisiti tecnici, quindi non ci sono selezioni, tutti possono partecipare dai 30 ai 90 anni, ci sono categorie suddivise per classi di età, quindi ognuno avrà la possibilità di gareggiare con i propri coetanei. Lo scopo non è quello di vincere, perché lo spirito è proprio quello di conoscere gente nuova, condividere questo spirito Masters nei Master Village. Ogni paese ospiterà poi nel pomeriggio eventi musicali, folcloristici, enogastronomici per far conoscere le nostre montagne. È il vero scopo dei Master Game, promozione turistica con un target completamente nuovo, perché è rivolto a nazioni che ad oggi non frequentano le nostre montagne, quindi cerchiamo di alzare un po' l'asticella. È normalmente gente con una capacità di spesa molto alta, quindi cerchiamo di proporci a una vetrina, a un pubblico un po' diverso rispetto a quello che normalmente frequenta le nostre montagne ed è oggetto della nostra promozione.
Dolomiti Super Ski sono 15 schiare unite insieme, divise in 12 valle fra il Veneto, il Trentino e l'Alto Adige. Le 15 schiare insieme fanno 1000 km di piste sciabili, usufruibili con un unico ski pass. In questa puntata conosciamo una di queste 15 schiare, Civetta Alleghe. Siamo con Cristian Moretti, che è il direttore operativo e il direttore tecnico di questa bellissima schiara, prevalentemente posizionata nel Veneto. Si arriva salendo da Belluno, si arriva nella vostra bellissima schiaria. Quali sono le caratteristiche e le peculiarità della Ski Center Civetta Alleghe? Siete reduci da una grande stagione 2023 e cosa pensate di fare in questo 2024? Cristian. Sì, ciao Floriano. Allora, per arrivare ad Alleghe si sale da Belluno, circa in un'ora si arriva comodamente. Noi ci troviamo a circa 2 ore di strada dagli aeroporti di Treviso e di Venezia. Il nostro comprensorio conta su 80 km di piste, tutte perfettamente innevate con innevamento tecnico. Il comprensorio è diviso in 4 società. Di queste una è Alleghe. Siamo reduci da una buona stagione, un'ottima stagione, abbiamo avuto un discreto innevamento naturale, abbiamo integrato il resto appunto con neve tecnica e ci aspettiamo quest'anno sicuramente una grande buona nuova stagione. Che cosa avete preparato per i tanti turisti? Voi siete molto forti chiaramente in Veneto, avete l'aggancio con Dolomiti Super Ski, che è una grande risorsa a livello promozionale turistica, quindi avete delle buone risorse. E che cosa avete in serbatoio e cosa pensate di fare per promuovere la vostra attività per questo inverno 2024? Beh, abbiamo fatto dei grandi investimenti sugli impianti, abbiamo sostituito uno degli impianti di collegamento fra la zona di Zoldo e quella di Alleghe. E abbiamo fatto molti investimenti anche sull'impianto di innevamento, che è fondamentale per avere la neve necessaria per avere delle ottime piste ben preparate. Tu sei responsabile tecnico, quindi sei l'uomo che proprio gestisce e segue appunto l'operatività dell'innevamento artificiale, di avere l'acqua in alta quota, quindi è importante avere dei laghi artificiali, più o meno artificiali, proprio per avere un serbatoio di acqua per fare innevamento in caso di scarsità di neve che viene dal cielo, quindi ci vuole della neve programmata. Quanto è difficile seguire questa tua parte del lavoro? Certo, è la parte inizialmente quella più complicata e proprio per questo abbiamo più bacini artificiali in maniera da avere una grossa portata istantanea nel momento in cui arriva il freddo, che purtroppo è sempre più limitato come nei giorni. Quindi abbiamo un sacco di acqua disponibile e appena c'è il freddo non riusciamo a preparare le piste in pochissimo tempo. Piste ottime, lo sappiamo, ci siamo informati, Civetta Alleghe. La potenzialità della vostra schiaria: avete tanti turisti stranieri, italiani, aeroporto vicino Venezia e Treviso. Come è divisa la clientela? Tanti clienti veneti immagino, ma anche stranieri. Sì, noi lavoriamo circa al 50% con una clientela di prossimità, quindi del Basso Veneto, province in particolare Treviso, Padova e Venezia, e per la restante parte, 50%, lavoriamo con clientela straniera, prevalenza dell'est, però lavoriamo anche col nord Europa, quindi Svezia, Danimarca e ultimamente molto con la Spagna anche. Tanti spagnoli che vengono grazie alla vicinanza del vostro aeroporto. Maggiori informazioni, se abbiamo stimolato la curiosità di qualche nostro amico telespettatore, per saperne di più sulla vostra schiara dove bisogna andare? C'è il sito www.schicivetta.com e lì potete trovare tutte le informazioni necessarie per l'apertura, per i prezzi e quant'altro. Schirama Dolomiti ad Amello Brenta è un consorzio turistico sciistico che raduna 8 eccellenze turistiche del Trentino occidentale. Le 8 località sono, partendo da est verso ovest, Folgaria, il Bondone, la Paganella, Pinzolo, Madonna in Campiglio, Folgari, dai Marileva, Peio, sino ad arrivare a Ponti di Legno e Tonali. Insieme le 8 località fanno 400 km di piste usufruibili con un unico ski pass. Ne parliamo con Luciano Rizzi, che è il presidente dell'azienda per il turismo Val di Sole. In Val di Solo ci sono ben 3 schiare di questo schirama: Folgare Marileva,
Peio e il passo del Tonale. In questo caso vogliamo parlare di Peio. Anche voi di Peio aderite a questo schirama, l'unione fa la forza, c'è il detto, insieme 400 km di pista, è una bella proposta per lo sciatore che può fare il settimanale, il mensile, lo stagionale e sciare in 8 località diverse, tutte molto vicine. Ma assolutamente sì, va considerato che l'inverno rispetto all'estate abbiamo una clientela molto internazionale, per cui se tu vuoi andare oltre i confini dell'Italia ma addirittura dell'Europa non puoi parlare di microzone. Ovviamente l'idea dei 400 chilometri che si possono ovviamente pubblicizzare, perché è vero, da non essendo di un grande comprensorio, tu sei attrattivo nel mondo se sei qualcosa di importante, grazie a questo anche Peio diventa importante. Anche perché il 50% degli sciatori che vengono a sciare nello Schirama e in Val di Sole sono stranieri, 50% italiani, soprattutto nei giorni di festa, carnevale, Pasqua e giustamente Natale, ma nel resto della stagione, nei 3-4 mesi della stagione invernale, sono tutti stranieri, soprattutto dal nord Europa. Oltre il 50% sono stranieri, la maggior parte dall'est Europa per la verità. Quindi Polonia è il nostro primo mercato, la Cechia è il nostro secondo mercato. Cos'è la fortuna di questi mercati? Che ovviamente è gente che ha avuto un exploit economico, vengono in macchina e grazie a questo non fanno il weekend ma fanno tutta la settimana. E quindi la Val di Sole, rispetto a tante altre zone, vive di settimane bianche, non di weekend. E Peio vive anche grazie alla sua acqua, grazie al suo brand internazionale e alle sue terme, ha un plus in più oltre alle facilitazioni di avere un ticket Schirama. Ma assolutamente sì, è evidente che come Val di Sole, anche con l'area di Madonna e Campiglio, noi facciamo in modo che la gente venga in Val di Sole. Poi è evidente che quando uno è lì vuol visitare tutti i posti e poi la conseguenza è che l'anno dopo si visitano, si girano e tutta la valle ne partecipa. Siamo con Matteo Idalin, un sciatore alpinista che ha dato grande soddisfazione allo sport azzurro, piemontese da Val di Susa, un palmarès, Matteo, veramente di grande rispetto. La stagione sprint inizia a fine novembre, ma tu sei forte nelle gare di lunga distanza. Com'è il tuo palmarès e cosa puoi fare nel 2024? Quali sono le tue gare e quali sono i tuoi obiettivi? Ma sì, come hai detto, io il circuito un po' sprint e le gare di nuovo format non si adattano tanto alle mie caratteristiche, vista anche l'età, la mia esperienza e le mie caratteristiche fisiche, sono più portato per gare di lunga distanza, quindi la stagione ovviamente anche per quanto riguarda le gare di lunga distanza avrà i suoi appuntamenti importanti che saranno più che altro verso la primavera, quindi da febbraio in avanti. E quindi cercherò di essere in forma in quel periodo, ciononostante anche gli appuntamenti di Coppa del Mondo che inizieranno con le individuali da gennaio, i campionati europei e tutto quanto, cercherò di dire la mia e arrivare in una condizione fisica comunque spero accettabile o buona per poter combattere per medaglie e anche per vittorie. Ecco, la Val Martello quest'anno ospita ben tre gare di Coppa del Mondo. La Val Martello assieme alla D'Amello, che tu hai vinto varie volte, sono le gare più importanti del panorama, il Gran Tour du Ruotor, il Mezzalama, insomma lo sci-alpinismo tu lo segui da tanti anni, lo pratichi, hai dato dei grandi risultati. Perché ora sta piacendo così tanto, diventerà disciplina olimpica nel 2026? Qual è il fascino di questa meravigliosa disciplina che noi di sport dal punto di vista seguiamo da tanti anni e ci fa piacere che sia diventata una disciplina così seguita e così praticata? Ma allora, tu hai citato a Val Martello e la D'Amello Ski Ride, che sono sì nella zona qua comunque dolomitica tra Trentino Alto Adige e Lombardia, comunque adesso le due gare più prestigiose, quelle un po' più sotto i riflettori. Sono gare molto diverse nei loro format, ma comunque quello che le accomuna è il fatto che gli organizzatori siano dei grandi appassionati di montagna. E poi per quanto riguarda lo sci alpinismo di per sé, riguardo anche allacciandomi alla passione della montagna, gli amatori, la gente che sta facendo sci alpinismo e le gite cresce sempre di più, perché lo sci alpinismo è comunque uno sport che ti permette di essere libero un po' da vincoli, non comandato né da orari né da
né da robe organizzate, quindi ti comanda la natura e ti comanda il meteo, e quindi questo alla gente piace molto. La Val Martello rimane ancora, se vogliamo, un'eccezione per quanto riguarda il format dell'individual, perché comunque non ci sono piste, è una zona conosciuta per le sue grandi sci alpinistiche, e anche in Coppa del Mondo, per quanto si voglia rimanere vicino alle piste e fare salite corte, riusciamo comunque ancora in Val Martello a fare un percorso tecnico e di vero sci alpinismo, e quindi la Val Martello per quello rimane ancora un'eccezione per quanto riguarda le individuali di Coppa del Mondo, a cui io sono molto affezionato perché l'ho vinta due volte ed è un posto in cui riesco sempre a dare meglio di me stesso e che mi fa ancora trovare delle motivazioni. L'appuntamento quindi in Val Martello a fine febbraio? L'appuntamento in Val Martello a fine febbraio sicuramente per l'elite dello sci alpinismo, e mi auguro che, come succedeva qualche anno fa, riorganizzino anche una gara open del Marmotta Trophy, che comunque richiamava sempre degli appassionati e tanta gente che faceva comunque vivere una grande domenica di sport. Ciao a tutti gli amici di Sport Outdoor TV. Punto TV, punto TV, non dimenticare il punto. Schirama Dolomiti ad Amello Brenta, Madonna di Campiglio. Sentire la neve che scricchiola, questo per me è il vero inverno. Il vero inverno è quando non fai mai la stessa discesa, non fai mai la stessa curva, non fai mai lo stesso salto. L'inverno, quello vero, è qui e ti aspetta. Respira, sei in Trentino. Road to Fiemme 2026. Ponte di legno, Tonale. Funivie Folgarida e Marilleva. Salice, fatti di sport. Road to Winter World Master Games, Lombardia 2024. Dal 12 al 21 gennaio 2024. La Lombardia e il Trentino ospiteranno il più importante evento al mondo di sport invernali, riservato agli atleti over 30. Paganella Ski. Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è finita questa puntata tutta dedicata al mondo della neve, montagna e sport invernali. Quest'anno siamo giunti al 25esimo anno di messa in onda di questo format televisivo tutto dedicato al mondo della montagna e dell'outdoor. L'appuntamento ritorna settimana prossima sempre con sportoutdoor.tv, il canale televisivo tutto dedicato al mondo dello sport e del turismo. Ciao, e la prossima occasione da Floriano Mamoni. Mi raccomando, sciate sempre con noi. In collaborazione con Funivie Folgarida e Marilleva, Paganella Ski, Peio,